Certo, in questo video voglio parlare degli archetipi di Jung, il padre e la madre. Prima di affrontare questo tema, però, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Teramasco e iscriviti al nuovo canale, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, Jung ha definito tutta una serie di archetipi facenti parte dell'inconscio collettivo, ve ne sono diversi. E andremo a vederli in tutta una serie di video, però in questo video voglio parlare dell'archetipo del padre e dell'archetipo della madre, che sono distinti dall'archetipo paterno, diciamo, reale e l'archetipo materno reale. Nell'archetipo del padre confluiscono un gran numero di forze psichiche e sociali, la legge, la disciplina, l'autorità, la protezione, l'amore. È il simbolo di una figura interiore che agisce come guida e ci aiuta a raggiungere i nostri obiettivi quando le cose funzionano bene. Quest'archetipo è anche un insieme di forze opposte, da una parte il padre punitivo che vieta e sanziona, e ci spinge con la sua, e dall'altro un padre affettivo che ci spinge con la sua energia e il suo affetto, indicandoci la direzione e dotandoci di disciplina. Dall'altra parte, invece, è il padre delle ombre, un simbolo enigmatico che rivela il suo opposto, e contrassegnato, diciamo, dalla rigidità, dall'autoritarismo. Dipende da noi quale archetipo nutrire, sia il padre che vieta o quello che ci spinge a crescere. Dentro di noi ci sono entrambi. E poi un altro archetipo fondamentale è l'archetipo della madre. L'archetipo della madre è quello che potenzialmente può nutrire le nostre capacità e le nostre competenze. Rappresenta la cura, l'incoraggiamento, l'amore universale e l'impulso che favorisce il successo e che incoraggia nei momenti difficili, dandoci la motivazione. È la grande dea, una figura che ha molte analogie, diciamo, e trova molte, diciamo, analogie nella madre terra. Però la madre è creatrice di ogni cosa, è un substrato saggio e stimolante, ma anche ricco di magia, di spiritualità. Però potrebbe diventare anche una madre punitiva, una madre in grado di distruggerci. E anche in questo caso dipende a noi, da noi come, diciamo, interpretare e quale delle due madri alimentare. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Teramasco, iscriviti al canale, iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti.